Secondo quanto riferito, il duca di Sussex ha visto la sua futura moglie in Suits, il dramma legale di successo in cui Meghan Markle ha avuto un ruolo da protagonista. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati ricacciati sotto i riflettori dopo il rilascio di una nuova fotografia della coppia in posa poco prima che la duchessa pronunciasse il discorso programmatico al One Young World Summit durante la loro recente visita nel Regno Unito. Il loro momento gioioso è stato catturato dalla loro amica e frequente fotografa Misan Harriman, che ha pubblicato l'immagine su Instagram. Il celebre fotografo ha anche pubblicato una nuova foto da solista di Meghan dall'evento di punta di One Young World, insieme alla didascalia, dall'archivio, a Manchester pochi istanti prima di partecipare a Chiocciola One Young World. Durante il suo discorso, Meghan ha ricordato la sua vita prima della famiglia reale, rievocando la sua storia con One Young World, per la quale ha servito come consigliera dal 2014. La duchessa ha detto che era probabilmente molto simile a ciascuno di voi la prima volta è stato coinvolto. Giovane, ambizioso, sostenitore delle cose in cui credevo profondamente e profondamente. Oltre ai suoi sforzi filantropici, Meghan ha condotto una carriera di successo a Hollywood e, al momento di diventare consulente di One Young World, ha avuto un ruolo ricorrente nel dramma legale americano Suits. È ben documentato che Meghan e Harry si sono legati per il loro lavoro umanitario, ma un esperto reale ha affermato che anche la carriera di attore del nativo di Los Angeles ha avuto un ruolo da svolgere nella loro connessione amorosa. Nel documentario di Channel 4, When Harry Met Meghan, A Royal Romance, andato in onda nel 2018, l'autrice reale Katie Nicole ha dichiarato: Harry aveva una cotta per il personaggio di Meghan, Rachel Zane, 2 anni prima di incontrare Meghan, e il motivo per cui lo so è perché stavo bevendo qualcosa con uno dei suoi amici. La signora Nicole ha affermato che il principe ha chiamato Meghan la sua ragazza ideale 2 anni interi prima che la coppia si incontrasse tramite un amico comune. La storia d'amore della coppia è iniziata a Londra quando hanno avuto il loro primo appuntamento a Soho nell'estate del 2016.